E buongiorno amici, prova particolare. Oggi vedete qua schierate Kia EV6 in versione GT, 580 cavalli, 0-100 in 3 secondi e mezzo e un grande spazio aperto nel quale andremo a fare qualche test. A tra poco. E dopo una utilissima conferenza stampa, un po' atipica, mi è piaciuto praticamente l'approccio di Kia, che è quello di informare il cliente, di un'attenzione particolare all'informazione del cliente che si approccia all'elettrico, perché spesso, come spesso anch'io racconto su vaielettrico.it, i limiti non sono quelli tanto dell'auto, che ormai ha raggiunto livelli particolarmente di sofisticazione particolarmente elevati e capacità veramente ormai omologabili a quelle delle auto termiche. Il problema nasce piuttosto da un'incomprensione del mezzo, e su questo Kia sta lavorando parecchio, quindi mi ha fatto molto piacere. Una fra tutte l'indicazione non tanto dei tempi di ricarica, che per EV6 GT sono molto molto rapidi, si parla di 10-80% in circa 18 minuti, ma ad esempio dell'aumento di autonomia che si può ottenere con una ricarica di 6 minuti ad esempio, perché non sempre l'auto si ricarica dal 10-80%, anzi quasi mai. Questo lo sa chi guida elettrico, lo sa un po' meno chi elettrico ancora non guida. E ovviamente anche gli spari, anche questo tipo di performance sono la cifra stilistica della nuova Kia, che chiaramente punta anche sull'emozione per ispirare i propri clienti. E andiamo quindi a provare anche noi questo sparo. Devo dire, prima di salire, che da vicino le forme sono davvero interessanti, perché questa è una piattaforma sulla quale chi ha avuto la possibilità di una libertà assoluta dal punto di vista stilistico. La vettura si setta quando partiremo, sia per il carico sulle sospensioni, che gestiscono elettronicamente quelle che sono le asperità, sia sullo sterzo, che diventa più direzionale, ma ovviamente anche più duro. Bene? Prestazioni da 0 a 100 in 3,5 secondi, da 0 a 200 poco meno di 8 secondi. Noi abbiamo questo rettifilo di circa 750 metri, dove io lancerò la vettura al massimo, poi a 200 metri circa dal termine inizierò la mia frenata, che sarà una frenata però rigenerativa attraverso le palette che ho qui. Poi alla fine userò i freni. Tutto questo per verificare quanto, oltre alle prestazioni, che sono ovviamente notevoli, questa vettura riesce a rigenerare la propria batteria. Vediamo. Allora, ditemi quando siete pronti. Chiudiamo i vetri. 3, 2, 1, via. Vi do la velocità, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 187 km all'ora. 188 per la verità. Andiamo a rallentare con la fase rigenerativa. Poi sfioro. Cioè, qui l'hai fatto solo con la fase di rigenerazione. All'ultimo vedi la frenata. E ora tolgo il piede al freno, non serve più. Siamo partiti, vi ricordate, col 92? No, io non ho guardato. 92%. Abbiamo fatto questo sparo, abbiamo perso un 1% e basta della nostra batteria. Questa è la cosa che io sinceramente ve lo dico, mi ha colpito di più. Perché ovviamente le prestazioni di un'elettrica, è chiaro, sono facili anche da dimostrare. Certo. Ma una rigenerazione così... Quanti kilowatt di frenata? 350. 350 kilowatt di picco di frenata rigenerativa? Sì. Quindi la batteria riesce a gestire un picco di in assorbimento di 350 kilowatt. Esatto. Tesla so che è un po' di più, però non riesce a rigenerare così. Allora, se siete pronti, riproviamo. Vado? Vai. Via! Lo scatto che sentite è perché questo asfalto è un asfalto molto granuloso, dove le ruote mordono. 180, 187, 191 km all'ora. Un po' in discesa qui, probabilmente. Probabilmente sì. E dopo questa prova, che vi posso dire è sempre emozionante nonostante di auto prestazionali ne abbia provate diverse, andiamo ad analizzare cosa succede proprio in termini di trazione nel momento della partenza.
E dopo questa esperienza un po' da parco dei divertimenti qua in Kia, andiamo a provare anche qualcosa di più normale. Vi do solo due informazioni, forse qualcosa ve l'ho già dato, su questa Kia EV6 o EV6 in versione GT, 585 cavalli, 0-100 in 3,5 secondi, 260 km orari di velocità massima e un prezzo che si aggira tra i 70 e i 75 mila euro, quindi fascia alta del mercato, ma tante tante prestazioni, e magari chissà, più o poi la proveremo anche in maniera un po' più estesa su strada. E quindi dopo questa esperienza, come dicevamo, un po' da parco dei divertimenti, andiamo a provare qualcosa di sicuramente più a portata di mano. Siamo nel range dei 42.000 euro, quindi incentivabile assolutamente con gli incentivi che partiranno il prossimo 2 di novembre. Arriviamo più o meno attorno ai 35.000 euro. Cosa abbiamo per questi 35.000 euro? Beh, abbiamo un'auto che chiaramente vede la sua presenza sul mercato già ampiamente affermata, è stata rivista chiaramente dal punto di vista stilistico, soprattutto nella parte anteriore. Abbiamo un 460 km di autonomia nel ciclo WLTP, attenzione sempre ad interpretare questo dato correttamente, non pensate all'utilizzo che fate della vostra auto termica, non pensate di non poterla ricaricare mai, non è più così, la situazione è radicalmente cambiata, e quindi questo chilometraggio, io oserei dire, in moltissimi casi, credetemi, guido auto elettriche da tanti tanti anni e ho visto tante situazioni di utilizzo, è molto più che sufficiente per la stragrande maggioranza di voi. Andiamo ad analizzare gli spazi interni. Sedili molto profilati, materiali di ottima qualità, pavimento piatto, tanto spazio per le gambe anche, diciamo, nella parte posteriore dove ci troviamo in questo momento. Un bagagliaio ben realizzato, sufficientemente regolare per un carico comodo, canale piano con un doppio fondo. Eccoci quindi a bordo, come spesso accade non tantissimo tempo per provare l'auto su strada, ma certamente lo faremo in un vicinissimo futuro. Andiamo così ad analizzare un po' quello che sono le prime impressioni, le mie prime impressioni, visto che è la prima volta che salgo a bordo una volta alla guida. Beh, andiamo molto sul pratico, visto che la prima cosa che mi trovo a fare è una manovra perché ho sbagliato strada. Beh, vi posso dire che l'auto è certamente maneggevole, anche se diciamo che non ha ovviamente l'ampiezza di sterzo di altre auto del segmento. Ho la possibilità di provare l'accelerazione da fermo. Allora, è un'auto per famiglie. Non concentriamoci solo sulla sportività che abbiamo trovato su altre auto, abbiamo visto poco prima la EV6 della stessa casa. Qui siamo a bordo di un'auto pensata per sicuramente l'utilizzo quotidiano, non certamente l'utilizzo in pista, ma questo neanche EV6 ovviamente, che è una berlina comunque da spostamenti a lungo raggio. È un'auto di cui si percepisce immediatamente la grande comodità, quello sì. A bordo ci si sente immediatamente a proprio agio, la sensazione è di grande comfort, i rumori che filtrano nell'abitacolo sono davvero pochi, le sospensioni assorbono bene, ma si ha comunque un altrettanto buono appoggio in curva. Certamente un'auto che coccola senza viziare. Vediamo la risposta sui rallentatori, molto buona, molto buona, davvero molto buona. Hop, giù tutto, ecco, la sensazione è molto più simile a quella di un buon turbo diesel che non di un'auto elettrica. Se amate lasciarvi sorprendere dalla prestazione di un'elettrica, anche diciamo quando andate sul mercato per auto di questo segmento, ecco, non è l'auto che vi incollerà al sedile, ma non vuole nemmeno esserlo, non nasce con queste velleità in testa. Siamo ora in tangenziale, velocità di circa 70-80 km orari, in abitacolo non filtra praticamente nulla, comfort molto molto alto anche per la categoria stessa, nessun fruscio aerodinamico, pieno controllo, ottimo lavoro. Vi dico che la prima impressione è stata estremamente positiva, ottima auto,
ottima capacità di isolare dalle asperità del fondo stradale, buona reattività nonostante non sia cattiva, comunque è una moto estremamente maneggevole e scattante e non mette assolutamente in difficoltà nessuna situazione, nemmeno in città dove la stiamo guidando in questo momento. Non da meno ovviamente anche i consumi, ovviamente fino a un certo punto, perché qualche volta stupiscono queste auto in bene o in male. In questo caso diciamo che è riconfermato quello che avevamo visto dai dati iniziali, quindi 15,5 kWh per 100 km il consumo in questa breve tratta di circa 20 km, parzialmente in tangenziale e in questo momento in città. Questo si traduce in un'autonomia che, se forse non arriva, diciamo, in queste condizioni di utilizzo particolarmente ottimali, abbiamo oggi 21 gradi, quindi davvero ottimale per un'elettrica che non deve mettere mano alla batteria per riscaldare o raffreddare la batteria o l'abitacolo, dicevo, una performance molto vicina a, a quella del dichiarato, che sono 460 km nel ciclo WLTP. 15,6 in realtà in questo momento kilowattora per 100 km il consumo su questa breve tratta. Io sarò molto curioso di provare, spero nel breve periodo, quest'auto, diciamo, su un percorso molto più esteso, magari su una prova di più giorni, perché il mercato è un pochino cambiato rispetto a anche soltanto qualche mese fa. Sono arrivate sul mercato auto dello stesso segmento con prezzi molto competitivi, con una qualità che si prefigura come molto interessante, e quindi è vero che su quest'auto ci sono tanti argomenti per poter avere un prezzo di vendita un pochino più alto di quello che è la media attuale del mercato. È vero che qua abbiamo una batteria anche particolarmente interessante, perché su un'auto di questo tipo con consumi così bassi avere una batteria da circa 64 kWh è comunque un argomento interessante, perlomeno di vendita, non tanto magari nell'utilizzo. Voi sapete che io sono sempre molto critico su questa cosa, ritengo che la maggior parte di noi acquisti auto elettriche con autonomie più elevate di quello che sarebbe realmente necessario, ma questo ovviamente è un discorso che merita la giusta attenzione e lo tratteremo separatamente. Ecco, sarà interessante capire come quest'auto si stia posizionando, perché appunto, non, come dicevo prima, non è nuovissima sul mercato, ma si trova a far fronte ad auto estremamente nuove che hanno argomenti un pochino diversi al loro arco. Per oggi quindi, amici, dagli Electric Days di Kia è tutto. A brevissimo, se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi, chiedetemi quello che volete sapere, quello che volete che io provi all'interno di queste presentazioni o nel corso dei miei test drive estesi. Mi interessa davvero tanto. A presto!